si lavora sempre con gli stessi materiali. Alla fin fine il lavoro del mascheraio non adopera macchinari particolari, non è che la modernizzazione ha creato una tecnica particolare sulla maschera, perciò un mascheraio deve essere un scultore e poi anche un pittore, nel senso, una volta finita la maschera bisogna dipingerla. È un gioco di fantasia, si usa la fantasia, rimanendo nel lavoro quello tradizionale. Le persone che arrivano a Venezia sono affascinate perché già Venezia è un mondo un po' unico, è unica nel suo genere e anche la maschera incuriosisce molto per vari aspetti, perché è misteriosa, perché non si vede tanto da nessun'altra parte. Se il Carnevale di Venezia è diventato così famoso non è solo perché ci sono carnevali in tutto il mondo, ma è diventato famoso perché è stato accompagnato dal teatro, dalla cultura. C'è una maschera molto più intima, c'è una maschera dove l'espressione è importante, mentre la maschera brasiliana è un'estetica, un momento di gioia, ma comunque dove l'espressione della maschera non ha importanza, perché lavorano con le piume, coi corpi, cioè coi colori, ma non sull'espressione della maschera, del volto. C'è molto più teatro nella maschera veneziana.